Immaginate che nella vostra azienda, sulla parete del vostro ufficio, ci siano 4 orologi, ok? Un primo orologio è quello dei costi. Perché? Perché ogni secondo che passa, la vostra azienda costa dei soldi. Indipendentemente da quello che accade, indipendentemente da tutto, ogni secondo che passa, l'azienda costa dei soldi. Di fianco a questo orologio c'è un ulteriore orologio, che è quello delle vendite. Che succede? Che se l'orologio delle vendite non gira più velocemente, non corre più velocemente rispetto all'orologio dei costi, siamo in perdita. In un momento come questo magari uno potrebbe dire, sì vabbè, le vendite corrono. Attenzione, perché è vero che le vendite devono correre più velocemente di quelli che sono i costi, ma è altrettanto vero che quelle vendite devono generare profitto, devono generare degli utili. Tutte le vendite che facciamo. Perché? Perché noi a fine mese marginiamo una cifra X, ma quella cifra X magari viene fuori da cantieri su cui abbiamo guadagnato bene, cantieri su cui invece, non dico che ci abbiamo rimesso, ma siamo andati patti e pari, come si suol dire. Ok? Quindi le vendite devono generare degli utili e, cosa molto importante, quegli utili devono stare nella cassa. Perché? Perché la cassa è l'unica cosa che ci consente di portare avanti l'azienda. La cassa è l'unica cosa che finanzia l'azienda, che ci fa andare avanti. Gli utili, in un certo qual modo, sono teoria. Diventano realtà quando? Quando io ho quei soldi sul mio conto corrente. Allora gli utili diventano realtà. Diversamente è teoria. Cioè io posso dire sì, di aver fatturato, di avere un utile annuale di X, ma se quei soldi poi realmente non sono sul mio conto corrente, ovviamente questo rappresenta un problema, ok? Quindi noi quello che dovremmo guardare tutte le mattine sono questi 4 orologi.